Un appuntamento che sta assumendo anno per anno sempre più i connotati di un riferimento nazionale di grande rilevanza nel panorama satirico ed artistico. Cartoon SEA, giunto alla nona edizione, lascia la stretta collocazione di manifestazione di nicchia per assumere la ribalta nazionale, visto il calibro dei vignettisti satirici che vi concorrono. Nato dalla geniale intuizione del suo patrone e dalla voglia di affrontare argomentazioni impegnative e di impatto sulla società, come la sicurezza sul lavoro e l'ambiente, attraverso il filtro dissacrante e sferzante della satira, per aprire delle brecce e dei momenti di discussione nel torpore generalizzato che alle volte queste argomentazioni suscitano. È stata un'edizione particolarmente di soddisfazione perché ha visto un numero di partecipanti e di opere più alto di tutte le altre edizioni. Ecco, quindi una numericamente insomma, importante presenza, esponenziale la crescita, ma qual è la formula vincente? Che cos'è secondo voi che attira così gli artisti? Ma forse è anche più di una. Una è quella che eh, questo tipo di concorsi nazionali eh, vanno esaurendosi col tempo. I nostri concorsi invece sono, stati, eh, sono andati in crescendo e probabilmente uno dei motivi è quello che eh, noi trattiamo eh, professionalmente i temi della sicurezza sul lavoro e dell'ambiente, che sono due temi attualissimi. Poi c'è un motivo, forse un ulteriore motivo che ho sentito apprezzare da diversi autori e che cioè si sta spargendo nell'ambiente eh, l'idea che il cartoon, al Cartoon Sea non si vince i premi per amicizie, collegamenti, eccetera, ma vince quello che veramente ha fatto opere meritevoli. Il tema di quest'anno, dopo l'Acqua e la Terra, è l'aria, inquinamento ambientale quindi con aria consumata. Con questo tema si aggiudica il Grand Prix Carton SEA 2017 Sergio Tessarolo, grafico umorista con hobby estremo, a cui va il premio di 1000 euro. Ma il compito della giuria e della direzione artistica non è stato affatto agevole, dato l'alto tasso artistico dei contendenti. E come credo abbia detto anche Oscar da Severi prima, la, la caratteristica che ormai. Ci sentiamo dire, riconoscere a Cartunsea è che la giuria è sempre, premia sempre chi o ci fa più ridere o ci commuove o comunque chi ci piace di più al di là di quelle che sono le logiche di, di conoscenze, di amicizie e anche di notorietà degli autori. Le opere, dopo il riuscitissimo esperimento dello scorso anno, saranno visibili all'interno del Bastione San Gallo dal 22 al 6 di agosto. Bastione San Gallo, che a corollario dell'evento ha allestito un cartellone di eventi, che vanno dalla stand-up comedy, alla presentazione di libri, ai live musicali.